Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Prototype. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata dove abbiamo le sembianze di Gian Andrea di Orion. No dai, poverino, non è vero. Aspetta, mi serve una superficie solida, perché volevo farvi vedere che i modelli dei personaggi, degli NPC, comunque non giocanti, non importanti o comunque non soldati, sono molto poligonali, nel senso, cioè, per chi non è un personaggio importante, comunque è molto spigoloso, il che comunque ha senso, perché non ha senso dare tanto risalto a personaggi, soprattutto sul periodo della PS3, parliamone, a personaggi che non hanno senso di avere alta qualità. Comunque, ho fatto un bel po' di missioni secondarie in giro, tra cui queste tipo ammazza tot tizi, ammazza tot nemici, oppure alcune di corsa e queste qua di volo, che in realtà non sono volo ma è solo planata, nel senso devi saltare da un punto e centrare il centro di un altro, il che è più semplice che volare per tutto il tempo. Le missioni di corsa, quelle sono una rottura di palle, ma veramente tanto. Comunque, nuova missione in rete. Che palle ogni volta che si gira. A network of detectors. If they can track me, they can track Dana. Allora devi scappare. O devi distruggerlo, semplicemente. Allora, non abbiamo soldati. Aspetta, aspetta. Ah, l'abbiamo mancato. Però mi sa che se ne sta andando, aspetta. Ok, se ne sta andando. Dai, torna qui. Beccatelo. Dai. Ok, preso in pieno. Dovrei aver distrutto tutti, aspetta. Ok. È tutto a posto, soldati, sono solo un civile, tranquilli. Madonna mia, idioti, arriva un civile sul tetto, tutto normale, va tutto bene. Aspetta, posso prenderlo? No. Volevo prendere le sembianze del soldato, ma è troppo tardi. Allora, andiamo. Arriva un civile, tutto a posto, tutto bene. Fermo, fermo. Ci sono tizi da prendere, fermi tutti. C'è un tizio intanto con un fucile e nessuno pensa a nulla. Il professor Edmund Harper. It's 1964, right? The army built a town. It told people it to test a self-sufficient base in case of a nuclear attack. They filled the town with a cross-section of ethnicities, army families from all over. They told them it was progressive. Certo. They told them lots of things. And then something happened that was to test their faith. Tipo? Non lo sapremo mai. Va bene. È successo qualcosa che ha cambiato la loro fede. Non lo sapremo mai cosa. Allora, andiamo a prendere anche il secondo tizio. Dove sei? Allora, calmi tutti. Che colpo di tosse, frate. Vieni qua. Preso, il dottor John Tynes. What do you think goes on in her head? Nothing. Her brain was fried by the virus. Ah, ottimo. She seems... Yeah. It seems like she's waiting for something. Noi! Stava aspettando noi, tranquilli. Allora, dove ho buttato il fucile? Eccolo qua. Allora, prima cosa da fare, andiamo dall'altra parte. Ecco fatto. Non peraltro ho aumentato le mie abilità nell'utilizzo di fucili.
L'indicatore zona isolato in cui è stato piazzato il rivelatore setaccia. Ok. Preso. Allora, vediamo se... Ecco fatto, aspetta che arrivo. No, ci vuole troppo. Dov'è? Eccolo, grazie. Ah, troppo lontano. Ok. Dovremmo essere a posto. Preso. Cambiamoci. Nessuno sospetterà mai nulla. Sono solo un civile che sta volando con un lanciagranate in mano. Aspetta. Ah, è andato. Allora, ridammi il lanciagranate. Ecco fatto. Ricambiamoci. Vorrei prendere subito quello lì. Però se distruggiamo... No, è troppo lontano. E addio al lanciagranate. Dammi il mezzo corazzato. Ecco fatto. Thank you. Addio agli elicotteri. Ecco fatto. Ecco fatto, ci siamo liberati dei soldati cattivi. Ecco fatto, addio. E ora muoviamoci. Abbiamo un carro armato, usiamolo. Squadra di attacco in arrivo. Preso. E squadra d'attacco distrutta. Dove sei? No, troppo in alto. Troppo in alto per il carro armato. Va bene. Arrivo subito. Ecco fatto. E addio anche... Oh, vieni qua. Addio all'elicottero. Vieni qui. Preso. Che soddisfazione è che, tirarli giù a calci comunque. No! Va bene, andiamocene. Vorrei usare la frusta però che ho comprato, tra l'altro. Ah già, ma non ho attacchi in corsa con la frusta. Aspetta, fammi vedere se ho qualcosa. Allora, abbiamo spazzino ma niente di più. Sì. Dio mio. Comunque, anticipazione vuoi oppure no, cosa bella di Prototype 2: la combinazione di più poteri. Ecco fatto. Aspetta che arrivo. Aia. Aia, ma basta un po'. Preso in pieno. Ecco fatto. Bella la frusta, cazzo. Allora. No, sbagliato. Dai, stai fermo. Ecco fatto. Cambiamoci con un civile, così non ci rileva nessuno. Allora, togliamo questo. Mettiamo le braccia potenziate.
Allora, dove sei? Fermo. Vai, 3, 2, 1. Beccatelo! Non l'abbiamo distrutto, fantastico. Calmi. Abbiamo ancora altra roba da lanciare. Preso in pieno. Madonna, le braccia potenziate e il potenziamento per il lancio sono la combo migliore. Allora, vediamo. Eccolo là. Però ce n'è uno anche qui. Dove sei? Lo prendiamo? L'abbiamo preso, perfetto. Vieni qua. No, c'è l'oggetto in mezzo. Dov'è? Allora, prendiamo l'altro elicottero, fermo. Dove sei? Abbiamo abbattuto un elicottero grazie a un elicottero. Aspetta, ecco fatto. Allora, dicevo, vabbè, c'è una persona arancione, ma mi sa che scapperà da qua a poco. Aspetta, devo mangiare qualcuno. Ecco fatto. Dai, scappa. Mangialo. Ecco fatto. Ok, ora abbiamo anche l'aspetto di un soldato. Fermo. Oh, calmo. A questa parte. Vai. Non ci vedono più ora. Cos'è stato quel ringhio? Merda, vai via. Va bene tutto, ma... non mi aspettavo il gigantone. La frusta. Dammelo. Ecco fatto. Beccatelo tutto. Vieni qua che ti mangio. Madonna mia, abbiamo 340.000 punti e siamo a full vita. Allora, vieni con me. Vieni. Vai. Rilevatori 8 su 10. Le macchine forse sono l'oggetto migliore da lanciare. Credo che l'abbiamo mancatissimo. Anche questo l'abbiamo mancato. Vieni qui. Preso in pieno. Mi serve, ecco, un altro di questi. Aia, ma che male. Ecco fatto. Allora, non mi vedrà l'elicottero, ma mi vedono i soldati. Allora, dove lo nascondete? Ok, dai che l'abbiamo preso. Ecco fatto. Via. Andiamo a prendere l'ultimo. Vola però, Alex. Alex, che cacchio stai facendo? Porca.
porca di quella puttana i missili ora. Allora, braccia muscolose. Abbatti l'elicottero. Ok. Va bene, uccidiamolo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Red Crown Battery Park. Sir? At ease, Captain. Director McMullen, share your data. Di lui me lo ricordo. Se è quello che penso, credo di ricordarmi di lui. Mercer, Zeus, rebuilds on a cellular level. A shapeshifter. We've used the DNA sample you recovered to synthesize a pathogen. Inside Zeus, the pathogen will generate a possible cure. Do you understand your mission? I'm to inject the weapon. Prenderlo. Target Zeus and bring him in. Sir, with respect. All indications are that Mercer isn't a he, it's an it. I will debrief you when you complete your mission. Dismissed. Certo, signore. The captain always did have difficulty seeing the bigger picture. Al di là del proprio naso, vogliono prendere la cura per poi distruggere tutta la città che è stata infetta. Comunque, ottima era aver avuto il camuffamento da soldato, Nessuno sospetta di nulla. Ciao compagni. Che missioni abbiamo nella zona? A parte queste qua di uccidere e fare, che penso che, volendo oppure no, si possono anche lasciare da parte. Alla fine servono per il completamento. Ti danno qualche punto extra, ma servono relativamente a poco. Vediamo. Aumentiamo la vita. Questo ci serve. Il calcio spara nemici. Allora, onda d'urto ci serve. Un oggetto chiave. Lancio in corsa potrebbe essere utile. Caccia grossa, ferro e sbatti a terra un cacciatore, una buona tattica quando sei circondato, per adesso no. Schiacciata, trasforma qualsiasi umanoide in una schiacciata. Nei veicoli non abbiamo nulla, nelle armi non abbiamo nulla. Ok, vediamo, potremmo aumentare l'artiglio terreno. La visione termica, per adesso la lasciamo un attimo da parte. Per 30.000 potremmo migliorare anche il salto. Allora, io prenderei, visto che ci serve, l'onda d'urto, visto che è un oggetto chiave. Efficace creare distanza tra te e i nemici. Triangolo cerchio, ok. Caos tentacolare. Letali tentacoli fuoriescono dal tuo corpo per impalare i nemici vicini. Molto efficace contro organismi biologici, utilizzabili solo in massa critica. Va bene. In massa critica tieni triangolo cerchio, ok. Sai cosa, visto che... Allora, massa critica aumentiamola. Ecco fatto, ci rimango 2700 punti. Allora, massa critica quindi ci permette di fare questo attacco qua. Probabilmente scuoti terra, la butto lì, sarà tipo triangolo quadrato assieme. E ci sarà la versione massa critica di attacco scuoti terra. Mi chiedo se però... Caos tentacolare curava anche, cioè i nemici che assorbivamo poi ce li droppava come energia. Minchia che colpo. E posso farlo a ripetizione. Ok, non male, non male. Non è stato un cattivo acquisto. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Oh, aspetta, prima di salutarci, fermo. C'è un tizio che dobbiamo mangiare. Fermo lì, vieni qua tu. Il dottor Riccardo Garcia. Dimmi Riccardo, cosa c'hai per me? We told them we'd be introducing compounds into the town that simulated fallout, that we wanted to track it in population. Ah, sulla roba del 64. This was the cover story? One of them. It made it easy to take samples and run tests. No one asked questions. Everyone was happy to help. Ottimo, non male, eh? Esperimenti nucleari così a muzzo di cane sulla gente.
Dicevamo, quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!